ancora. Finisce qua. Ci manca a farla. Zarone, migliore in campo, ma non solo dei tuoi. Ogni quanti cambi. Benvenuti sul centro sportivo San Rocco di Capodimonte, Sbordone League, edizione 23, round 11. Nella domenica 10 dicembre, e ormai abbiamo detto, abbiamo completato quasi la fase delle regular season, sono 11 appuntamenti di recupero che verranno giocati in questa domenica sbordoniana, sempre meno le partite che mancano alla chiusura dei calendari, dei tre gironi. E allora, situazione in classifica nel girone Under League, che vede l'Alzano con 15 punti, quarta in classifica appena scavalcata da Yoga Malito, che hanno recuperato il loro ottavo match e sono saliti a 16 punti battendo 2-1 poco fa i Beverly Imps. Maglia bianca per l'Olympique Milano, 9 punti in 8 partite per la squadra di Pasquale Gatto. Questa è l'ultima partita da giocare, va in vantaggio subito il Real, segna Coppola anche per il Real. Questa è la nona ed ultima partita, poi dovrà attendere i risultati delle rivali per vedere dove si piazzerà ufficialmente in classifica. E allora subito 1-0, gol di Coppola e Milano che non può raggiungere la zona Champions, può solamente fare punti ranking per salire nella classifica generale per i sorteggi di Europa League, mentre appunto l'Arzano vorrebbe entrare tra le prime tre. Probabilmente anche il quarto posto di questa lega porterà la squadra in Champions. Per adesso la classifica vede Skonet Team e Borussia a 21 punti, 8 partite giocate, 16 il Miami con 8 partite e Arzano e Schimmeland con 15 punti sempre in 8 partite. Abbiamo detto questa è l'ultima per entrambe le compagini. Poi occhio qua, Cinese con un compagno, Pasquale, subito. Ultime due settimane in cui si giocheranno match dei gironi, questa qua più il 17 dicembre e poi Bruno col destro, respinta di Candice, dopodiché prima del nuovo anno ci saranno tre partite da giocare in un giorno settimanale, saranno le ultime tre, riguardano l'Elite League, dopodiché ci ritroveremo in campo, mentre Pazzi Fado a zero per l'Arzano. Dicevamo ci riprenderemo direttamente dopo le feste e dopo nell'anno nuovo con le fasi finali, la Champions, l'Europa e la Conference. Tre minuti di gioco nemmeno e 2-0 per il Real, che mette subito alla corda l'OM. E allora formazioni, maglia bianca, abbiamo detto l'Olympique, oggi fallo, Candice in porta, Sportiello e Faggio ai lati di Adriano Esposito, Colurcio, Arabesco e Chianese. Oggi fa il difensore centrale o il centrocampista? Sta facendo? Difensore però sale. Gatto fa il terminale offensivo, assenti i fratelli Rinaldi in questa sfida. Seguiamo questo calcio di punizione dove andrà a battere Arabesco, tocco per Adriano, Mancino e Capaldo graffia in corner. Tra l'altro hanno giocato insieme, no, hanno giocato contro anche settimana scorsa, perché Capaldo ha giocato negli Scornet Team contro l'Arzano vincendo la partita 7-6, una partita che è stata uno bellissima e soprattutto sta decidendo per adesso il titolo dell'Under, perché
Scon e team sono in vantaggio sul Borussia per scontro diretto vinto qualche settimana fa. Lorazzano che gioca con Cavaldo in porta, Romano al centro, a destra c'è un nuovo giocatore, a sinistra invece Alborino che ormai fa portiere e terzino, Angrisano lì in mezzo, anche lui ha giocato negli Scon e team settimana scorsa. E Coppola, Pazzi, Mezzali, avanti Samuele, Bruno, capocannoniere ormai archiviato di questa lega. Sportello per Adriano, la palla è sua. Torino non guarda mai il direttore di gara, quindi non riusciva a capire di chi fosse la rimessa. Arabesco danza sulla sfera, tira, parata e poi è Gatto a infilare in buca d'angolo. Riapre il match l'OM col capitano. E allora, pronti via una partita in cui già ha regalato tre reti. E devo sapere però il cognome del terzino destro che mi manca. Trepazzi prova a eludere la pressione di Arabesco. Simo, come si chiama il ragazzo nuovo a destra? Samuele con Candice che risponde ultimamente, Pazzi che mi risponde prima e poi attacca su quel lato sfiorando il gol. Come detto, scusami. No, zero Gorilla. King Kong. Separano. Separano ha detto King Kong. Va bene, va bene, abbiamo fatto. Busca il rosso pure, vabbè. Giusto che poi viene fin qui abbandonando la sua zona di campo. Arborino, tacco, poi Pazzi, c'è che trova proprio Ceparano, c'è una deviazione angolo, calcio d'angolo, palla fuori, c'è il tiro sul primo palo, c'è un'altra deviazione, ancora Alzano, cominciata sull'altro campo Ciuccio Boys, sesto Assenzio, fu amichevole, fu test match agli albori di questo viaggio sbordoniano numero 23. Intanto qua sbaglia Sportiello la rimessa, Coluccio rimette su, vanno in due, Romano, Arborino e poi Adriano Esposito per Arabesco, provano l'1-2 e poi Pazzi. Palla a Samuele, non c'è fallo di Coluccio. Romano calcia in porta e proprio Bruno devia. Singolare parecchio il fatto che comunque Adriano, abbiamo detto, non so se prima ho detto bene, ma occhio a questo retropassaggio con Arabesco che spara su Capaldo, poi Gatto la fa rimbalzare, Capaldo sbarra la strada in gran stile e salva i suoi da possibile gol del pareggio. Stiamo dicendo di Adriano, veramente strana la cosa, ha giocato un derby contro gli Scannettini con la maglia del Real la settimana scorsa segnando pure e adesso è contro con la maglia dell'Olympique Milano. Da chiedere, ma chi è che ti ha portato qua Adriano, chi è che conosci la squadra? Coluccio dici? Qui palla per Arabesco, poggia a muro ad Adriano. Campione col Boca, con i suoi ex compagni. Qua prova, Cavaldo devia. Grandissima risposta del portiere Maia Rossa. Un altro ex Boca, così come Samuele Bruno, come Romano, Angrisano. E poi l'altra metà li troviamo negli Scon e team. Si sono ritrovati di fronte tutti quanti in campo tranne Lauritano settimana scorsa. Qui la palla è per Samuele che regala a Candice. Poi c'è il giocatore a terra.
Chianese però non è d'accordo. Allora, palla per l'Olympique, l'ultimo possesso era loro prima dell'interruzione per il colpo subito da Angrisano, che adesso su questo pallone. Palla per Pazzi, Bruno graffia un po' questo pallone, arriva più di là, Coppola la tiene bene in campo, prova a saltare Faggio, non lo salta, subentra Gatto e poi Adriano prova a imbucare, Coppola copre, tocco dietro, Romano, piede perno, ruota nell'area di rigore e va da Coppola più avanti, palla più avanti ancora per Samuele, tra le maglie bianche che si stringono, un Chianese che esce bene. Testa di Ceparano, ancora Chianese, Alborino, dai segue. Coppola dentro, piedone di Sportiello, rimane là e poi Arabisco. Segue Bruno, prova a rubare, Adriano sale, taglia il campo, si stringono le maglie arancioni, non c'è niente, si continua a giocare, c'è Romano, palla al piede, ritmo che ora sale, vedi Colurcio, faccia di Coppola, non indirizza bene. Andi Gesù, c'è una testa, poi Arabisco, Faggio, Arabisco, tutta di qua, lunga, recupera Sportiello, Gatto in mezzo, recupera Coppola col sinistro su, troppo, giro palla con Coppola che arriva e calcia di sinistro, sfiora la rete. Chiamo di chi è? Arzano, dice il direttore di gara. Sta rimessa, mano con le mani, non sfera nemmeno Coppola. Chianese, Banfella, Adriano, tutta di là, mette un piede Bruno, non aggancia, poi Faggio, sbatte sull'uomo, c'è cioè Bruno che prova a ritornare su questo pallone. Chianese, adesso si è ristabilizzato il ritmo di gara dopo... Occhio al recupero palla e a Gatto che non riesce a impattare sul tiro. Bruno incontro, aggancia. Parte Coppola, Bruno passa in mezzo a due, si stringono, punizione. Samuele. Calcia! Sul primo palo, rimbalza a terra, batte Candice 3-1. Real Arzano con questa punizione velenosa di Samuele. Veramente un peccato di Dio, perché la maglietta di Alborino è spettacolare, quella là, Mario Rui. E allora, Fabio, appena calcolato quante partite mancavano alla fine per concludere la regular season. Ce l'ho! Sono 22 gli appuntamenti che mancano all'apertura della fase finale, 11 verranno giocati in questo weekend, 11
tra quello prossimo, però ci sono delle squadre che devono disputare 3 partite, quindi abbiamo detto che dal 17 fino a prima di Natale più o meno dovremmo incastrare quelle 3 partite lì e chiudere queste ultime 22 partite per fare di nuovo 135 su 135 match giocati anche in questa edizione. Ceparano per Coppola contro Gatto, gran duello, arriva anche Faggio senza fallo, poi Gatto va su, Capaldo, Bruno prova una sponda centrale verso Pazzi, bene Sportiello, Adriano, arriva Chianese, Faggio, ancora Esposito, malinteso lo Sportiello. Angrisano prova un pallonetto verso Coppola, palla alta, rimane là, poi Coppola cambia tutto, cerca Pazzi, non può prenderla. Chianese va su, rincorre Esposito, gran controllo a saltare l'uomo e Mancino con prodezza di Capaldo, grandissima parata contro il suo ex compagno. Coppola ancora con duello contro Gatto. Ah, Chianese sta facendo la punta a questo punto. Centrale Coluccio. Sistema difensivo dell'OM che continua a essere abbastanza variabile. Con Chianese che ci delizia con queste perle. Però adesso è lì, è a tutto campo. E poi grandissimo intervento di Sportiello che appena questo pallone sulla linea laterale. Arabesco prova a ripartire, scivolata anche di Arborino, però fallosa secondo Galluccio, accenno così. Paciro prova in porta, scende tardi, primo tempo di Galluccio, 3-1 per l'Arzano con un po' di battibecco tra compagni. Sta 29 gol Bruno, almeno uno dal trentesimo. C'è Marco Brandi che una stagione ha fatto 32. Dici? Vediamo, vediamo. Dai, fischi, fischi! Quanto cincischia sono stati? Vediamo Chianese con il sinistro. Fuori. Vabbè, la prima e l'ultima, vabbè. Oh, Romano, passa. Mani di Romano, Bruno. Poi Coppola. Adriano di là per Arabesco. Controlla. Rientra, calcio, punizione. Sa 4 falli Arborino, stavamo contando quanti falli potrà ancora fare prima di essere ammonito. E Angrisano contro 2, gambone di Adriano. Porta un po' dietro qua per Faggio. C'è Arabesco, ma c'è anche Angrisano che ruba, riparte, serve Samuele. Alta! Cestina il trentesimo gol. Thank you.
Faccia di Coppola. Bruno controlla, palleggia. Finta. Poi Sportiello riesce anche a tenere la sfera in campo. Pizzica Pazzi. Angrisano. Chiuso. Testa di Gatto. Arabisco. Cerca il sinistro. Lo prova. Rimbalza a terra. Capaldo rimane là. E poi clamoroso. Gatto non impatta in porta. La palla non esce. La tiene in campo Arabisco. Chianese, attenzione. Libera il sinistro. Di nuovo fuori campo. Bene Angrisano. E poi c'è una deviazione di Gatto. Rimessa. Calcio d'angolo a Pazzi. Si stacca Bruno sul secondo palo. Pazzi cerca qualcosa dentro. Bruno. Uno contro uno. Prova a entrare. Si lascia cadere secondo direttore di gara. Da rivedere però. Allontana il Borino. Si salta con netto anticipo. Anche se c'è un controllo. È laterale. C'è la simulazione. Quindi nulla di fatto. Non c'era nulla. Bruno ruba. Scatta. Salta secco. Candice. E mette in rete il gol numero 30 della sua stagione. Samuele Bruno, sempre più capocannoniere dell'Under League. Numeri pazzeschi. Per questo giovanotto qua. Otto partite, 30 gol. 7 assist per Samuele. In totale sono 49. Questa è la 14ª presenza assoluta nel nostro circuito per Samuele. Qui ruba bene Arabisco. A due mani Capaldo. Vabbè, ma se te la chiamo va bene così. Arabisco 1-2 con Adriano. Entra dentro, tocco. Parata ancora di Capaldo. Pazzi. Gatto recupera. Tiene anche in campo la sfera. Duetta. Adriano poi. Paggio. Ancora Esposito. Gatto e ancora Adriano. Prova a passare tra le maglie arancioni. Sinistra in porta. Borino mette un piede. C'è una casacca tirata. C'è un calcio di punizione. Altra protesta di Arborino. Altra parolaccia pure del giocatore di maglia rossa. Insomma, le parolacce non finiscono da una parte e dall'altra. Si gioca a tennis di Adriano. Mancino su Ceparano. Sportiello numero. Poi tocco largo per Arabisco. Cross in mezzo. Rimessa. Candice va su. Testa di Romano. Coppola aggancia. Pizzica Faggio. Ancora Samuele. Poi Pazzi. Angrisano. Ancora Umberto Coppola col missile in rete. Altro gol dell'Arzano. Dove 5-1 il risultato. Deve fischiare il signore. C'è
5 a 1 risultato. Gatto ruba, Pazzi va da Bruno che calcia a raso e trova anche l'angolino e segna il gol numero 31. 6 a 1 per il Real. Ma perché sfotto la Cevara? Fece 32 gol Marco Brandi nell'edizione 21, un anno solare fa, a questo punto qua della stagione. Poi fece solamente un gol nelle fasi finali. Vediamo se Bruno riuscirà a superare questo record. Caccia Adriano. Altri due, il record è personalissimo. Mentre Romano cambia marcia, rimanendo al lato avversari. Tocco largo. Ma non vedi come ho? Calcio Samuele, due in barriera, prova sotto, non passa. Coppola. Capaldo. Seconda linea verso Angrisano e poi Sportillo. Adriano non passa. Tunnel di Coppola su Gatto. Ancora Umberto, prova a dare i numeri, c'è contatto di Arabesco, la palla finisce a Chianese e poi Sportillo, si è fatto male Arabesco, palla dentro e poi Arborino a contrasto. Gatto con le mani, testa di Ceparano, Pazzi che alza, Bruno che prova a mettere giù, la ritrova, si allunga, chiuso, mani per Angrisano, controllo e cross, testa di Ceparano, fuori di nulla, lo volevano il gol loro, occhio a Cristiano Esposito che poi da noi è diventato una leggenda. Palla lunga di Candice, Ceparano controlla, tocca centrale, Angrisano sposta, Rabesco spalla a spalla, passa a lui però, ancora Pazzi, piede di Sportiello che ha fatto sicuramente una grande gara, il terzino destro ex LSNG di Marco Collaro, di Ciccio Scalzi. Pazzi, la rimane là, Adriano, caccia in porta, fondo. Pazzi, Ceparano, ai, bruttissimo intervento qua di Colurcio, anche se sul pallone vediamo. Gioca con le mani e poi Bruno colpisce a contrasto il pallone, però se lì non prende palla Colurcio mi ammazza Ceparano, intervento quasi eccesso di foga, però effettivamente il pallone l'ha preso in maniera abbastanza concreta, però molto al limite, palla dentro con le mani. In balza a terra, arriva Samuele. Mette dentro, Ceparano rimane là e poi spinge. Pallone fuori. Gatto sfiora, anche Angrisano. Poi Ceparano. Va a duellare. Palla che arriva a Gatto. Ai. Qui è sbagliato l'intervento di Arborino. È da rosso. Ha ragione anche Chianese, eh. C'è da solo Arborino che aveva capito e ha fatto una sciocchezza. 10 minuti ma direi che è finita poi. Gatto sulla punizione seguente, parata di Capaldo.
Mani piedi per il portiere Majerus. Rimessa. C'è Parano, attaccato da Faggio. Adesso un in meno per la squadra dell'Arzano. Ma questo è gol! Negli ultimi tre minuti si è rotto anche la scarpa al povero Ceparano, un po' sfortunato come esordio, ma non male. Non male il suo voto, discreta partita. Oh, pari le sfacce, ma però qua. Però la devi smettere, stai dicendo veramente tutti troppo pallacci. Esagerato. Palla lunga di Candice. Capaldo palleggia. Bruno vorrebbe trovare il gol numero 32. Punta l'uomo. Ritorna centralmente Angrisano. Fitta il tiro. Va da Pazzi. Slalom. Affida a Ceparano. Poi in controtempo. 1-2. Deviazione di Gatto. Fegato di Bruno. Si gira. Sinistro deviato. Poi Sportiello, ancora Samuele, mancino dentro, angolo, calcio d'angolo, cross, Samuele al volo, fondo. Chianese, prova ad andare da solo. Ignora tutti. Ancora lui riesce ad affidare a Gatto. Capaldo. Sono già serato, ma ti ho chiesto scusa. A chiedere scusa, hai fatto benissimo. Tu volessi dire una cosa, ma andavo a dire no. Però vado a ricco. Dammi giusto il momento che esce il pallone fuori e te la dico. Adriano, tocco nello spazio, non male. Poi arriva Chianese tutto solo, tacco! Fuori, clamoroso. Bruno tocca fuori per il tiro di Pazzi, che entra per il buco di dietro della porta. Meno male che ci abbiamo SL Cam sempre sul pallone, perché ormai le reti del San Rocco sono completamente distrutte e nemmeno le cambiano. Speriamo che come regalo di Natale il centro sportivo ci regali delle reti nuove, perché ormai è da ottobre, ma forse anche settembre, che hanno dei buchi. Adesso sono diventate veramente vere e proprie voragini. Gatto si gira, riesce a salire fino a lì, poi affida a Chianese. Cross, angolo, cross e girata sul fondo, triplice fischio. Marzano si impone sull'Olympique Milano, chiude la stagione di Under League in questa avventura sbordoniana. 18 punti, passa la parola agli avversari. Allora, è stata una partita, non lo so, è stata una partita, ve ne siete dette in campo di santa ragione, ma tra compagni, non tra avversari. Poi l'intervento Arborino da film horror. Gatto che poteva veramente denunciarlo. Seduta stante, Pasquale, finisce la vostra prima stagione in Under League, 9 punti, un ritmo altalenante, avete espresso comunque bel calcio in alcune partite, però non vi siete quasi mai trovati, 80%. Male, 20% bene, 9 punti. Sarete in Europa League quando ritorneremo dopo le vacanze. Che squadra ti aspetti e che stagione state? Mi aspetto che appena torniamo miglioriamo. Non facciamo così, perché sennò insomma, a me ci siamo mai su. Vabbè, però al di là di questo, divertito. Vi siete divertiti, è stata una bella esperienza. Sì, sì, solo all'ultima partita il signore qua mi stava per uccidere. Però non fa niente. Cosa vuoi sotto l'albero di Natale, tra poco è Natale? Una coscia, come sei ragazzi! Del nostro gorilla! Esordio positivo, secondo me, dice Parano. Samuel, 31 gol, peccato, meno uno. Ha superato Brandi, no? Dal record di Marco Brandi che fece 32. Però ritmo di Marco. Ma è una partita in meno. Vero? Una partita in meno, forse due, no, una, ha fatto 8 partite.
questa stagione qua. Samuele, 18 punti, passate la parola agli altri, quindi alle Scimmialand che avranno l'ultima partita settimana prossima. Contro la diretta, poi c'è il Borussia che gioca contro il Miami. No, no, nel senso, è pure vero. Olè! È vero. Però potrebbe nascere anche una Wolves a 3 in caso stanno tre squadre a 18 punti, potrebbero per la Champions. E però facciamo finta che ci siete, ok? Che mo' siete in Champions. Secondo te avete le armi? Nel dubbio. Noi ovviamente puntiamo sempre a vincere tutte le partite e speriamo che ci troviamo meglio ancora in campo, che non viene questo. Perché se vengo io, frutta per far venire a lui. Se vengo io vinciamo sicuro. E una dedica per questi 31 gol e il trofeo capocannoniere che non può levarti. A molti miei amici, a Emanuele, Enrico, che non è venuto oggi perché ha sparagnato la figura in merda. E fatemi giustamente calciare. Cristian e il papà di Pasquale. Fatemi un tanti auguri di buon Natale. Auguri Natale.